pronti. Voilà, ragazzo. Dopo aver perso il 35% di fatturato nei mesi del lockdown, l'industria italiana della bicicletta recupera chiudendo il primo semestre con ricavi e livelli occupazionali in crescita. Solo a maggio è stato stimato un aumento del 60% di vendite, una sorpresa tanto per i produttori quanto per i commercianti. Stiamo realmente assistendo a un cambiamento culturale molto profondo, qualcosa che in effetti avveniva già, proveniente da altri paesi europei e adesso fortemente radicata anche in Italia. Le vendite dopo un primo picco che c'è stato fino a metà giugno, dove abbiamo lavorato tantissimo con le vendite anche grazie agli incentivi, adesso il mercato, la vendita è un pochettino calata, però si continua a lavorare sempre bene. Il bonus sì, lo utilizzeremo e acquisteremo anche altre, però insomma il 60% è un bel incentivo. Dalle fabbriche vi arriva un buon quantitativo di biciclette? Non proprio, purtroppo per il blocco della produzione a noi arriva la radice quadrata delle bici che ordiniamo. La mancanza di bici assemblate è insomma al momento l'unico freno alla crescita del settore. Abbiamo avuto i magazzini che esplodevano all'inizio di marzo per poi trovarci alla volta di metà aprile, primi di maggio a non avere capacità sufficiente produttiva per far fronte alla richiesta. Ci sarebbe voluto una sfera di cristallo per prevedere una richiesta così elevata. Non a caso anche l'occupazione nella filiera delle bici è salita del 7% con nuove assunzioni straordinarie e turni anche al sabato. E chi una bici già ce l'ha, se la tiene stretta. Mi sposto in bicicletta in città, altri mezzi di locomozione non li sopporto più. Io vado in bicicletta al lavoro da qualche anno, lasciando la macchina a casa. È facile camminare, è facile evitare il traffico, è facile parcheggiare, non si perde tempo. È stato una bella ondata di riparazioni, eh? La gente, un po' perché aveva paura di prendere mezzi pubblici e stare a contatto con la gente, ha ritirato fuori anche vecchie biciclette. Una cantina, un garage ce l'abbiamo tutti. You can't tell me anything else.